prima balla, l'emergenza a Napoli è finita. La seconda balla, l'emergenza dipende dal livello della differenziata di Napoli. La terza balla, il comune non vuole fare la differenziata. Ridateci i quattrini, i nostri quattrini, quello che abbiamo speso per la provincia e per la regione, noi andremo ancora più avanti con la differenziata. Il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, in una conferenza stampa snocciola i dati sulla raccolta differenziata a Napoli. Siamo al 19%, dice, siamo impegnati a fare di più. La città intanto invasa dalla spazzatura, a terra 1915 tonnellate di rifiuti. Siamo nella centralissima piazza Municipio, ci sono cumuli di rifiuti a terra, le stesse scene si vedono in altre parti della città, dal centro alla periferia. La dichiarazione di fine emergenza, ha detto il sindaco Iervolino, è ridicola. Qui non è finito niente e la provincializzazione dei rifiuti non sta in piedi. Non mancano stoccate alle province di Benevento, Avellino e Caserta che si rifiutano di accogliere provvisoriamente l'immondizia di Napoli. Pianura per oltre praticamente 15 anni è stata la discarica di tutta la Campania. Quindi Napoli ha dato agli altri anche troppo.